Angela De Rosa, candidata a presidente della Regione Lombardia per Casa Pound. Oggi qui con il segretario Simone Di Stefano, candidato premier, una sala strapiena, un consenso che aumenta, cosa vi aspettate? Ci aspettiamo il miglior risultato possibile, la sala strapiena sicuramente è un dato positivo, ma ce lo aspettavamo, ecco perché comunque noi per presentare la nostra candidatura abbiamo dovuto raccogliere le firme e nelle 2 settimane a disposizione per raccogliere appunto la sottoscrizione dei cittadini abbiamo raccolto più di 14.000 firme che ci fanno assolutamente ben sperare. Il risultato è assolutamente alla portata di Casa Pound, ci crediamo e continueremo nel nostro impegno affinché appunto il risultato migliore possa essere ottenuto. A livello nazionale, in Regione Lombardia a maggior ragione ci sono delle presenze importanti a livello elettorale di concorrenti, chiamiamoli così. Qualcuno è stato anche un vostro partner come la Lega di Salvini in passato, adesso voi vi differenziate nettamente, anzi puntate l'indice contro di loro, parlando anche di futuro tradimento dell'elettorato. Ecco, come potete riuscire a intercettare il consenso magari di delusione di partiti come la Lega o Fratelli d'Italia? Sì, fermo restando che noi non è che additiamo, noi fotografiamo quella che è la realtà, cioè è assolutamente sotto gli occhi di tutti come il centrodestra abbia tradito gli italiani, si stia preparando a tradirlo anche in futuro con una legge, perché comunque si è accordata con la sinistra per una legge elettorale che non consentirà a nessuno di governare, che porterà a un ulteriore governo tecnico che farà l'ennesima macelleria sociale per gli italiani. E siamo sicuri che gli italiani, che non sono assolutamente degli sciocchi, sapranno comunque scegliere chi non fa promesse elettorali che sono le stesse ormai da 20 anni, salvo poi non avere messo in pratica, quando c'è stata l'occasione, le promesse elettorali fatte. Saprà scegliere chi difende gli italiani, i diritti degli italiani, sempre e comunque con costanza, impegno e determinazione. Lavoro, casa, figli, sono le vostre parole d'ordine molto chiare, molto nette. Volendo riassumere questi concetti in poche parole? Riteniamo che sia, che per una regione forte e giusta, per una nazione forte e giusta, sia assolutamente indispensabile che venga garantito a tutti gli italiani il diritto alla proprietà della casa, il diritto al lavoro e il diritto all'accesso ai servizi dello Stato sociale. È un principio di giustizia sociale assolutamente semplice, al quale non si può prescindere se si chiede il voto e la fiducia degli italiani.